Ciao a tutti, bentornati e bentornate sul canale di Tenorshare. In questo video vedremo come eseguire il downgrade dal nuovo sistema operativo di iPhone, quindi iOS 16, che come possiamo vedere qua dalle impostazioni generali è l'ultimo aggiornamento disponibile che è stato rilasciato ufficialmente proprio ieri, lunedì 12 settembre. Mentre era in versione beta già presente da qualche tempo, abbiamo fatto dei video riguardo, potete trovarli sul canale. Andiamo a vedere come eseguire un downgrade e quindi perdere quelle che sono le nuove funzionalità di iOS, come ad esempio la possibilità di personalizzare le varie schermate attraverso le funzioni nuove che iPhone mette a disposizione. Per prima cosa dobbiamo andare a collegare il nostro iPhone al computer e poi avvalerci del programma che si chiama Tenorshare ReiBoot. Colleghiamo quindi il nostro telefono. Assicuriamoci di avere autorizzato l'accesso al computer da parte del telefono e viceversa e apriamo ReiBoot sul computer. Ricordiamoci, prima di eseguire il downgrade, di fare il backup su iCloud attraverso l'apposita voce, backup dei cloud per ripristinarlo poi successivamente, e di disattivare l'opzione Trova il mio iPhone, quindi andando a inserire la nostra password e disattivare Rete dov'è e Trova il mio iPhone. Selezioniamo quindi la voce Downgrade in basso nell'interfaccia. Possiamo scegliere fra Downgrade e Downgrade profondo. Con downgrade standard non perderemo i dati sul nostro dispositivo. Quindi, individuato il sistema operativo a cui possiamo riportare il nostro iPhone, possiamo fare clic su Scarica. Inizierà il download, ci impiegherà un po' di minuti in base alla vostra connessione. Una volta che la procedura di download del firmware è stata completata, allora premiamo sul tasto Downgrade. In questo caso però ricordiamoci che col downgrade profondo verranno eliminati tutti i dati presenti sul nostro dispositivo. Attendiamo quindi la procedura di verifica del pacchetto del firmware prima dell'installazione. Ora configuriamo come nuovo il nostro iPhone oppure utilizziamo una rete Wi-Fi per scaricare un backup che abbiamo effettuato precedentemente. Qui possiamo selezionare un backup per ripristinare tutti i dati all'interno del nostro dispositivo. Quindi facciamo clic su Continua. Ora aspettiamo che il ripristino del backup tramite iCloud vada a termine. Ora abbiamo ripristinato il nostro iPhone con il backup di tutte le applicazioni, fotografie e impostazioni di iCloud. In descrizione trovate il link per scaricare Tenorshare ReiBoot in modo da poter ripristinare e risolvere i problemi presenti sul vostro iPhone. Speriamo che il video vi sia stato utile. Ci vediamo nel prossimo tutorial.